31 anni fa moriva Enzo Tortora, conduttore televisivo, giornalista e politico italiano. Un suo ricordo con Walter Vecellio. Dal 18 maggio 1988 Enzo Tortora riposa al Monumentale di Milano, sulla tomba l'epigrafe dettata dall'amico Leonardo Sciascia, che non sia un'illusione. Stroncato dal tumore ad appena 60 anni, risultato anche della terribile ingiustizia patita cinque anni prima, quando è arrestato per ordine della Procura di Napoli, accusato di essere un camorrista, cinico mercante di morte, ladro di fondi raccolti per i terremotati dell'Irpigna. Non è vero nulla, falsi e pentiti si sono inventati tutto, creduti senza cercare riscontri o prove a sostegno delle accuse. Lunga carcerazione, poi si candida col partito radicale al Parlamento europeo, eletto si dimette, rinuncia all'immunità a fronte processi a viso aperto. Alla fine si riconosce la sua completa innocenza, la giustizia giusta diventa il suo impegno perché il ricordo di quello Dunque... che è successo non si disperda, diventi memoria si aggrappa la vita con le unghie e con i denti, vuole tornare dove il 17 maggio del 1983 lo hanno strappato. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro.